non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un episodio, diciamo, extra della nostra Not So Berry Challenge. Perché siamo qui, ragazzi, con lo speedcast del nostro Airo, finalmente. Eh sì, ragazzi, guardate che bel tipetto che è il nostro Airo. Ora che lo guardo un po' più da vicino, ragazzi, devo dire che sì, il taglio degli occhi mi ricorda quello di Renji, però non è proprio il suo. Però, ragazzi, sì, probabilmente questa cosa l'ha ripresa dal nonno. Sì, ragazzi, mi piace. Mi piace, è cresciuto con gli occhi scuri, come potete vedere, con gli occhi molto scuri. Mi piace anche, insomma, il tipo, diciamo, di occhio con cui è cresciuto, il tipo di CG. E niente, quindi vi ricordo, prima di buttarci a capofitto nello speedcast, come è cresciuto il nostro Airo, ragazzi. Il nostro Airo è... Ma non voglio cambiare tratti. Comunque, vabbè, ha l'aspirazione, ragazzi, di quella dell'università, praticamente accademica, ora non mi ricordo. È veloce a imparare, è un genio ed è pessimista, ragazzi. Vi ricordo che il nostro è un alieno. E quindi io sono curiosissima di vedere come diventerà. Però, prima vi dico che ho leggermente ampliato gli occhi. Li ho ingranditi, scusate, leggermente perché erano troppo piccolini. Le sopracciglia le ho leggermente mandate un po' più indietro, ragazzi, perché andavano troppo in giù e non le amo molto. Ho ingrandito un po' il naso, più che ingrandito, ragazzi, scusate, allungato verso il basso. Per il resto non l'ho più toccato, ragazzi, quindi il viso comunque è questo. Eccolo qua, e ve lo volevo anche far vedere nella sua forma aliena. Eccolo qua. Il nostro ragazzone, che bello, che bel tipo, ragazzi, eh? Un bel alieno, devo dire. Anche il nostro Airo. Ora, sono Su. curiosissima, ragazzi, di vederlo al termine dello speedcast. Quindi, direi di iniziare immediatamente. Spero ovviamente che vi piacerà. E niente, ci vediamo qui al termine dello speedcast. Thank you.
Ragazzi, eccoci qua. Lo speedcast del nostro Airo Rainbow è terminato e devo dire mi piace proprio tantissimo, ragazzi. Gli ho lasciato questo taglio un po' particolare perché io me lo immagino un tipetto un po' insicuro, ragazzi, che magari copre anche un po' il suo viso, un pochino, non lo so, ma mi piaceva come gli donava questo taglio e quindi ho deciso di lasciarglielo. Ci vedo comunque di base, ragazzi, ora che è tutto sistemato, il Rainbow, lo stampo, io lo vedo. Fatemi sapere voi anche se, insomma, vi risulta, ecco, diciamo così. Questo, ragazzi, è il nostro Airo. Ora ve lo mostro molto rapidamente perché tanti suoi outfit, bene o male, li avete visti. Sappiamo che, ragazzi, ormai chi mi segue lo sa, che io cerco di dare un senso per stagione anche agli abiti quotidiani, quindi questo è il suo abito invernale con questo maglione e ho cercato, ragazze, nei colori di richiamare sia un po' la generazione gialla che quella grigia, perché lui non ha un colore, ragazzi, proprio di appartenenza, nel senso che non fa parte della generazione gialla, perché in quanto figlio di Kiro ovviamente farebbe parte della generazione grigia, ma non è un erede. Un possibile erede, ragazzi, della generazione grigia, di conseguenza ho mischiato i colori. Quindi Non so. qui abbiamo, ragazzi, ecco, quando non c'è il grigio, comunque il bianco, il nero, insomma, questi colori così. Qui abbiamo il suo look invece un po' più, diciamo, primaverile. Questo, ragazzi, è quello autunnale o anche viceversa, questo può tranquillamente essere quello primaverile, ragazzi. Comunque sempre questi colori sul beige che richiamano un po' il giallino, diciamo marrone, insomma con un po' di grigio. Questo invece è il suo look, chiamiamolo estivo. Poi abbiamo, ragazzi, ovviamente gli abiti formali e guardate che carino che è, proprio un damerino, come era il suo papà del resto, ma com'è tuttora suo padre, ragazzi, perché assolutamente sì. Eccolo qui, poi abbiamo gli abiti sportivi. Ecco, qui proprio un richiamo sparato al giallo, ma anche al grigio. Qui invece ho voluto variare dei colori un po' diversi, ragazzi. Ogni tanto ci sta. Poi l'outfit per la notte, qui diciamo la versione più estiva, quindi sempre un po' un richiamo al giallo e al grigio. Questa invece, ragazzi, quella invernale, dove mi sono buttata, ecco, sul nero, ripeto, nero, grigio, bianco, ragazzi, più o meno i colori sono quelli. Ecco, ormai lo sapete, ecco. Poi abbiamo l'abito da festa. Guardate quanto è carino con questa camicia. Mi piace tantissimo. E anche il secondo abito da festa, quello un po' più da clima caldo, diciamo. Molto precisino, tutto con la cravatta, carino, eccetera. Questo è il costume. E qui, ragazzi, invece, quando è fuori dall'acqua, appunto. E infine i tre abiti per il clima caldo. Quindi questi qui. Eccoli, sempre un richiamo, ragazzi, bianco, giallo, insomma, e questo, ragazzi, è il mio preferito perché dovevo assolutamente un richiamo alle sue origini, ragazzi, dovevo, insomma, darglielo. Infine, gli outfit per il clima freddo, ecco qua un maglioncino, ragazzi, sempre sul bianco, giallo, insomma, e grigio, sempre questa combo, ragazzi, ormai di colori, o quasi, perché qui ho messo un jeans, però uno dei due colori, ragazzi, c'è sempre, insomma, o quasi, ecco. Qui invece per l'aria aperta quando fa freddo e infine questo, ragazzi, è per quando appunto piove, immaginato una cosa del genere. Ma il nostro, ragazzi, ha anche la sua forma aliena e io qui ho voluto fare un po' uno stile alla Matrix, ragazzi, mi piace questo taglio invece un po' più sbarazzino, perché non lo so, me lo sono immaginato. È come, ragazzi, se tornando a casa. Non lo so, si sentisse più sicuro di sé, ragazzi. Me lo sono immaginato un po' diverso qui, con un taglio un po' diverso. Comunque, ecco, non tanto il taglio, ragazzi, quanto i capelli sistemati in un altro modo. È vero che qui giù sono un po' più lunghi, però lui è un alieno, può tutto, ragazzi. Quindi, con questo abito stile Matrix, mi piace tantissimo, proprio da figaccione. E ragazzi, un po' l'ho messo a tanti altri outfit perché tanto lui nella forma aliena, ragazzi, non lo vedremo praticamente quasi mai. O comunque, ecco, in modo più raro, no? Sarà difficile vederlo, insomma. Abiti invece sempre scusate, la palestra, ma tanto, ripeto, siamo sempre lì. Per la notte invece ho messo, diciamo, questo. Per la festa, ragazzi, siamo tornati un po' al suo vecchio look, di nuovo questo.
Clima caldo, ragazzo, ho voluto optare per questa, non lo so, mi piaceva questo abito su di lui. E infine, ragazzi, di nuovo il clima freddo. Devo dire, mi piace tantissimo come il nostro Airo, mi piacciono in entrambe le sue forme, ragazzi, mi piace. Quindi devo dire, sono molto molto soddisfatta. E ripeto, per me ha lo stampo dei Rainbow, non si discosta così tanto da suo padre, ragazzi. Ci trovo comunque una somiglianza anche un po' al nonno, quindi al nostro Renji. Quindi io direi che noi possiamo fermarci qua, ragazzi, per questo speedcast. Non vedremo in questo episodio, ragazzi, il piccolo Gyuhye, però volevo soltanto mostrarvelo. Qui, vabbè, è cresciuto con questa maschera, ragazzi, non capisco il motivo. Quindi quella è la sua forma aliena, ragazzi. Invece qui, eccolo! Nella sua forma umana, guardate quanto è piccolo, ragazzi! È troppo, troppo adorabile. Ma per oggi, ragazzi, noi ci siamo occupati soltanto del nostro Airo, giusto che... Cioè, ragazzi, dovevo occuparmi di entrambe le forme, quindi volevo, come dire, prendermi il mio tempo per lavorare bene, diciamo. Mi piace tanto, sono soddisfatta e spero davvero di cuore che piaccia anche a voi. Quindi, direi di fermarci qua. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video, come sempre, ragazzi, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici YouTubers. Vi invito, come sempre, ragazzi, ripeto, lo sottolineo sempre, ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare, ragazzi, mi raccomando. Sostenete i vostri YouTubers preferiti e vi ricordo anche che all'interno del mio canale c'è la sezione canali che seguo, dove, sempre ragazzi, all'interno comunque della quale trovate la lista completa dei canali dei miei amici YouTubers. Quindi andate e iscrivetevi e sosteneteli. Quindi io vi auguro, ragazzi, una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, questo piccolo video, diciamo, un fantastico inizio settimana sul Simmers. E non.